Ciao! Allora, quest'oggi vi porterò una visualizzazione di carte vecchie Pokémon che ho trovato a un mercatino. E poi vi farò vedere anche questo album che ho preso proprio oggi al GameStop, tanto per dare un'occhiata ad alcuni dei Pokémon della nuova espansione di Sole e Luna. E poi devo salutare. Allora, saluto Giuseppe Di Tommaso, Roby Rocchi, Luca, Nicolò Reitano e Nico Dark 23 Super. Ok, adesso prima cosa vi faccio vedere questo. Allora, qua c'è il quaderno dove si possono mettere dentro alcune delle carte della nuova espansione che dopo vi farò vedere. Qui c'è, cos'è, il Tapu Koko, mi sembra? Sì, esatto. In copertina c'è Tapu Koko, album da collezione. Pokémon, gioco di carte collezionabili, Sole e Luna, Guardiani Nascenti. Molto bello questo. Dietro c'è la lista delle carte che si possono trovare in questa espansione. Ce ne sono parecchie di interessanti. Anche delle GX c'è, vediamo, c'è Turtonator, Ninetales di Alola, che è bellissimo, si può vedere qua, così, vedete? Bellissima. E poi Ninetales di Alola GX, poi vediamo, vabbè, Golem di Alola, la di Alola, vabbè. Di interessanti vediamo, c'è Lycanroc GX, Tapu Lele GX e Tapu Koko anche. Vabbè, Wishiwashi possono anche tenercelo. Tapu Koko e Tapu Lele GX, esatto. E poi vediamo. Poi di belle c'è anche Mudsdale che è qui. Dov'è che l'avevo visto? L'avevo visto. Perché l'avevo visto? Ah, ecco qui. Vedete? Mi piace molto Mudsdale come Pokémon. Poi vediamo. Oh, Absol, bello. Vabbè, Metagross GX, Solgaleo normale. Sylveon GX, bello, deve essere bello. Non so se qua c'è, non credo, no. Vediamo altre. Commo OGX, che è questo, che si vede qui, questo bello. A meno che non sia questo, vediamo. La ultra, no, mi sa che quella lì è la ultra rara. Vabbè. Poi vediamo, vabbè, Chansey, Blissey, Drampa, GX. Di ultra rare c'è Turtonator GX, Ninetales di Alola GX, Wishiwashi GX, Vikavolt GX, Tapu Koko GX, Toxapex GX, Tapu Lele GX, Lycanroc GX, Metagross GX, Sylveon GX, Commo GX, Drampa GX e poi c'è Hala Hau e Ibis, che sono tre personaggi. Beh, le illustrazioni dentro sono bellissime. Guardate, qua c'è Lycanroc GX, questa deve essere la versione quella di Luna. Poi di interessante c'è appunto Lycanroc GX. Qua c'è, ah, bellissima.
e Ninetales di Alola e qua vedete una versione GX bellissima anche questa la voglio. Qui c'è Commo, penso si dica così, e qui c'è la carta Commo GX. Qua c'è Tapu Koko, bello, bella sta illustrazione. E qua c'è la carta, che vabbè, non è che si veda tanto bene perché è in bianco e nero, però bella. Qui c'è Solgaleo, e qua c'è qua si può vedere appunto Solgaleo normale, e poi c'è Metagross GX, che vabbè, posso anche fare a meno. Qua c'è Lunala, qui c'è Tapu Lele GX, molto bello. Vorrei anche trovarmi Mimikyu. Qua c'è Lunala, appunto, normale. E poi vabbè, qua c'è pubblicità, che c'è nuova serie Pokémon Sole e Luna. Qua c'è la pubblicità del videogioco, dei videogiochi. Qua c'è TV Pokémon, che si può scaricare gratis su Kindle Fire, sull'App Store della Apple e su Google Play. Poi vabbè, Play Pokémon, impara a giocare ai giochi Pokémon, e poi qua c'è la lista. Ok, adesso le carte. Queste sono quasi tutte, anzi senza quasi tutte, le vecchie carte della vecchia serie degli anni 90, fantastico. Bah. Cioè, quando le ho viste, ho detto no, queste devo prenderle. Queste le vendeva. Erano, aspetta, 10 carte, 10 carte per 1 euro, mi sembra. Queste io non le ho prese al solito negozio dell'usato, queste le ho proprio trovate al mercatino dell'usato. Comunque, allora, Charmander, Charmeleon, Flareon, questo è di Jungle, vedete? Magmar, Goldeen, anche questo è della serie Jungle, e Mantine, questa non so che serie è, con le due stelline. Beh, dopo guarderò magari su qualche sito a vedere, magari su Card Game, non so. Poliwag, Syadra, questo è serie Fossil, che mi sembra che era la seconda serie, c'era la base, e poi la Fossil, e poi la Jungle, mi sembra di ricordare, ma vabbè. Poliwhirl, Dewgong, bello. Misty Seal, alcune sono in inglese. Questa non mi ricordo che serie sia, vabbè, ma questi credo di non perché avevo giocato fino a quando non era arrivata l'espansione, quella del Team Rocket, quella con i Pokémon Dark, mi sembra, che mi ricordo che avevo anche Dark Charizard o Charizard del Team Rocket. Kingler, questa è Fossil. Squirtle, questa è quella base. Squirtle, ah ecco, questa è quella del Team Rocket, vedete? Gloom, serie Jungle. Weedle, che poi alcune di queste appunto le hanno riproposte nella serie Evoluzioni. Bellsprout, che è Jungle.
Oui, Valplum, Jungle, Oddish, sempre Jungle, Nidoran maschio, scusate, questa serie base, questo è il Team Rocket, Ekans, vedete, AR. Non so se c'erano anche alcune prima edizione, boh, vabbè. Grimer, questa è Fossil. Weeping Bell, Jungle. Nidorina, Jungle. Zubat, Fossil. Ah, e questa è prima edizione, vedete? Se mettessi a fuoco, ecco, questo vuol dire che è prima edizione. Sì, beh, queste qua non valgono tanto, però è bello averne qualcuna di prima edizione. Farfetch, Doduo, Tauros, che è già. Cos'era? Come un rumore, sembrava una mosca, vabbè. Sentret, questa è già più nuova, che bello. Beh, mica tanto, comunque 1995-2001, wow, più nuova. Ma sì, diciamo così. Lickitung o Lickitung, Jungle, Jigglypuff, Jungle, bello bello, Meo, sempre Jungle, Gastly, questo l'avete già visto anche voi perché c'è anche nell'espansione Evoluzioni, però questo è quello del e 95, 96, 98. Yeah, basta, fantastico. Abra, Kadabra e Brox Geodude, sempre di quell'espansione, quella dove c'era anche la Shield di Misty. Mankey, quella del Team Rocket. Rhyhorn, Jungle. Mankey, Jungle, Geodude, e questa è Fossil, metti a fuoco, è una prima edizione, e vabbè, Charmander, e si ricomincia da capo, belle, belle, sono un po' rovinate, vedo. Se alcune sono proprio rovinate, tipo questo Magmar, vedete, tutto pieno di puntini neri. Devo cercare di capire come pulirle, come sistemarle un po', perché insomma sarebbe meglio averle diciamo pulite. Sì, bene. Spero che queste aperture col cavolo magari, questi video con le carte vecchie vi piacciono e alla prossima, ciao!